Daniele, io ti faccio una domanda già un po' scomoda. Milan può essere la nuova Juventus? Ma che stai dicendo, scusa? Cioè, dopo la Juventus, Quale dopo nuova la Juventus. Juventus? Ma andiamo piano, andiamo, che è nuova Juventus? Quindi la risposta è no. Assolutamente no. Perché? Ma perché siamo lontani anni luce? La parola programmazione potrebbe essere interessante? Allora, programmazione dipende, nel senso che già 7 anni fa, se non sbaglio, l'ultimo anno in Champions, quando le cose hanno iniziato ad andare un po' male, si parlava sempre di 2 o 3 anni e si torna. Visto che sono passati 7-8, io scaramanticamente non dico nulla. Certo, rispetto al Milan di qualche anno fa, siamo perlomeno una squadra, si vede un minimo di progetto alle spalle e io mi fido poi personalmente molto di Maldini. Se ha accettato Maldini di stare in società, dopo che gliel'hanno chiesto 1000 volte, qualcosa bolle in pentola. Guarda, io non è che sono matto e ti sono voluto partire con una domanda del genere a piedi uniti, tanto per. Io però guardo la rosa del Milan e penso, in Italia la squadra con più giovani italiani è il Milan. Vado a pensare a Calabria, vado a pensare a Donnarumma, vado a pensare a Romagnoli, vado a Sì. pensare a Cutrone, Caldara, che stesso è nella rosa del Milan. Quindi non lo so, se devo pensare a una squadra, e sappiamo bene che il blocco italiano vuol dire tanto all'interno di una squadra di Serie A, non riesco a non parlare del Milan. Ovvio, magari nel giro di 3-4 anni, come dici te, può accadere esattamente quello che è successo in questi, però io non la vedo così male, non la vedo così oscura. No, assolutamente no. Poi sono contento che stiamo seguendo una certa logica e coerenza nel progetto. Ad esempio, quando si parlava di Ibrahimovic a gennaio, ammetto che lì per lì, io sono stato il primo ad essere felice. Ma perché? Perché ti fai pensi al passato, ti rallegri, ma in realtà non sarebbe stata secondo me la scelta giusta. Parte semplicemente perché è grande, nel senso, se tu vuoi costruire un Milan giovane ed è quello che sta facendo, era inutile andare a prendere un Ibrahimovic che ha dato tanto al Milan, ma ora come ora in campo abbiamo bisogno di gente giovane che ha voglia di mettersi in mostra. Secondo me hai toccato due tasti veramente importanti. Il primo è Maldini e credo che il ritorno di tanti ex campioni nella società, nella dirigenza del Milan voglia dire Tu tanto. non mi vedi, ma alla parola Maldini mi sono fatto il segno della croce, poi lo vedrai nel montaggio. No, però hai detto Ibrahimovic e Maldini, sono due nomi grossi, ok? Solo che uno deve giocare e l'altro deve fare il dirigente. Però ovviamente se Certo. Maldini torna dentro e Ibrahimovic in campo sicuramente non avrebbe dato quello che sta dando Piontek, cambia tutto. Io vorrei anche aprire una piccola parentesi su Higuain, non so Prego, se... No, devi. nel senso che ovviamente io, soprattutto in questi giorni, cioè ormai non più, però quando è andato al Chelsea, sei lì a scherzare, lo sfotto, io amo sfottere, soprattutto amo essere sfottuto, mi Come diverto giusto che sia. tanto, ma sì, soprattutto a me piace fare satira, soprattutto sul Milan, perché se la fai su altre squadre passi per quello che è rosica. E quando è andato via Higuain, è normale che io non è che vado a sputare nel piatto mangiato. Higuain per me era un fenomeno al Napoli, lo era alla Juventus, lo è stato al Milan e lo è ora che è al Chelsea. È ovvio che in una parabola discendente, sia chiaro. Però comunque io credo che per assurdo il Milan ora come ora ha più bisogno di gente come Piontek rispetto ad Higuain. Un Piontek che ovviamente nella sua carriera ha fatto un centesimo di quello che ha fatto Higuain, è molto più giovane ovviamente, non dico che Piontek è più forte di Higuain, dico che al Milan di oggi un Piontek serve molto più di Higuain e lo sta dimostrando, non solo con i gol ma con i movimenti, con la voglia di fare, eccetera eccetera. Te lo aspettavi un Piontek subito così in palla? No, assolutamente no, nel No, senso eh. Ok. speravo che facesse qualche gol, speravo un 2-3 gol in 5-6 partite, ma sta È media partito a qui è razzo. assurda, è assurda, è assurda. Lui l'ha detto in conferenza, lui ha detto: io sono pronto, io sono Si pronto a fare vede, gol. si Si vede. vede, sì. L'atteggiamento che ha Piontek mi piace al di là dei gol. Io ricordo Gattuso che spesso criticava sia André Silva, lo diceva proprio apertamente, mentre con Higuain, ovviamente, avendo davanti Higuain, non puoi permetterti di puntargli il dito. Però il discorso che faceva entrambi gli ex attaccanti del Milan era lo stesso. Diceva: quando gli avversari hanno palla, loro non pressano come io vorrei, loro vanno lì a fare il solletico, mentre Piontek
Piontek, che è uno che, se tu hai palla, tu difensore, che stai impostando l'azione, lui ti viene addosso, ti fa paura. Ma guarda, io con uno come Piontek, grosso così, e poi che mi esulta con i mitra in faccia, che spara, ci andrei a fare la guerra. Ma un altro con cui andrei a fare la guerra tranquillamente è Gennaro Gattuso. Poi non so che rapporto hai con mister. No, lui guarda, io ovviamente, lui come tutti coloro che hanno fatto parte del Milan di Ancelotti, adoro lui e adoro tutti gli altri, quindi non riuscirei mai a dire male a Gattuso. A un certo punto anch'io ho dovuto cedere, perché purtroppo le cose non stavano andando benissimo, e ho detto, beh, a sto punto va esonerato. Però ovviamente da parte mia non c'era la cattiveria nel dire basta, va esonerato, va cambiato, serve un... anche perché sul mercato c'è veramente poca roba a livello di allenatori. Però penso che purtroppo alle volte succede che in una stagione, quando le cose non vanno bene, purtroppo è il primo sì, colpo. Esatto, sempre. Guarda, io da esterno la vedo così, nel senso, secondo me Gattuso è una persona che di calcio ne sa tantissimo, a livello, è molto popolare, una persona molto semplice, non lo so, io anche solo a livello di comunicazione lo vedo molto simile, non lo so se dico un'eresia, ma a Salvini, cioè parla semplice, parla come se tu parlassi con un tuo amico, e non so quanto sia un allenatore, una persona del genere, però secondo me ti sa prendere come nessun altro. Secondo me le persone sanno che giochi nel Milan, che c'è Gattuso lì e ti sprona, perché lui è Milan puro. Sì, perché a lui, voglio dire, tutto gli si può dire tranne il fatto che non conosca l'ambiente Milan, ha vissuto da assoluto protagonista negli anni più belli del Milan, 15 anni, e quindi è normale che se parla Gattuso ha il suo perché. Poi adesso, come dicevamo prima, in società c'è anche gente come Maldini, ma anche lo stesso Leonardo, che anche lui ha scritto pagine importanti per il Milan. Cioè, il quarto posto, diciamocelo chiaramente, sarebbe la svolta. Perché tu puoi fare anche un ottimo campionato, ma se arrivi quinto hai fallito anche quest'anno, purtroppo. È un po' come il discorso della Juventus, no? Ok, può arrivare anche in finale, se la perdi però puoi anche aver vinto lo scudetto, ma è una stagione fallimentare per assurdo. Io sono completamente d'accordo con questa visione di pensiero, assolutamente, forse quindi, sono degli unici juventini. No, vabbè, io mi immedesimo, no? E dico, cavolo, da juventino, ok, lo scudetto, bene, ma ne avete talmente tanti che ora come ora quello che manca è la Champions, no? Alzare deve la arrivare. Coppa. Beh, il primo anno bella la finale, giocarla, il secondo in 3 anni anche, però poi una certa uno deve vincerla, altrimenti è un po' come se il Milan giocasse, esatto, un po' come se il Milan giocasse benissimo e poi arriva quinta e non rimarrà nulla di questa stagione. E chi se ne frega, dici te. Si può dire che Gattuso, che Leonardo, che Maldini hanno avuto le palle, nel senso hanno preso la campagna acquisti di Fassoni e Mirabelli, non lo so, veramente di livello altissimo, e l'hanno cestinata. Hanno restituito Bonucci alla Juve, hanno avuto il coraggio di andare a prendere Higuain, hanno avuto il coraggio di andare a prendere Caldara. Con il senno di poi, Higuain, ok, ne abbiamo già parlato, Caldara sfortunatamente si è rotto, ma non è una cosa così facile arrivare e cambiare tutte le carte in tavola. No, assolutamente no, infatti. Ricordo anche che sia Leonardo che Maldini sono stati chiamati in causa quando le cose erano già... era già troppo tardi, infatti è stato fatto tutto in corsa, penso appunto a Higuain, a Caldara. Ora come ora è facile dire che, ad esempio, che Higuain è stato un flop, però voglio dire, comunque ti hanno portato Higuain, che quest'estate era praticamente l'attaccante che ha segnato di più in Italia negli ultimi 5 anni, quindi comunque ti ha portato un numero 9 di tutto rispetto. Poi mi è piaciuta molto il mercato di riparazione, perché comunque sono andato a prendere appunto il giocatore Piontek, che era la sorpresa dell'anno. E non solo, hanno preso anche Paquetá, che comunque anche lì io non mi aspettavo un Paquetá così. È ovvio che non sta facendo, la cosa assurda di Paquetá è che non sta facendo nulla di devastante, però cavolo, questo è arrivato dal Brasile, l'hanno piazzato lì. Sa giocare semplice in Serie A. Gioca semplice, ti dà quella tranquillità che mancava al centrocampo, ti dà quelle geometrie, quell'imprevedibilità che il Milan non aveva. Guarda, chiudo con un'ultima domanda, anzi più che una domanda è un augurio. Mi auguro veramente che il Milan riesca ad arrivare in Champions, perché sta facendo una ricorsa incredibile, secondo me un'organizzazione fatta come deve essere fatta. Mentre parlo io mi gratto, non mi vedi? No, va bene, guarda.
per quanto me ne può interessare a me, di quelli che arrivano dietro, cioè non mi interessa. Vabbè, arrivare primo in campionato. Che neanche ci fai caso, giustamente. No, non è quello, però per la storia e per l'impegno che vedo che sta mettendo, secondo me l'ultimo tassellino che manca davvero è lo stadio di proprietà, ma anche lì so che ci stanno lavorando. Lo stadio di proprietà, da un lato dico va la Juve, no? Che è bello, che c'è tutto sto stadio innovativo, eccetera, eccetera, sempre pieno, e certo è un po' più piccolo, però è sempre pieno, ti dà quella spinta in più. Poi vado a San Siro, guardo San Siro, mi scendo una lacrima e dico, ma come faccio? Ma come faccio a lasciare San Siro? Sei un romanticone, Daniele. Sì, è vero. E un po' il segreto del mio successo è questo, il fatto di essere romantico, il fatto di essere bello, diciamocelo. Soprattutto perché sei un sex symbol, ricordiamo. Non volevo dirlo. Va bene, Daniele, sei stato gentilissimo, io ti ringrazio, direi che possiamo chiudere il video qua. Secondo me è venuta anche una cosa abbastanza carina, ma ce lo diranno i ragazzi qui sotto nei commenti. Esatto. Ah, ma cazzo, ma io non ho registrato il video. Allora niente, mi sa che non lo farò uscire. Volevo concludere con una gag, perché facendo così ho preso tutto quel target che non sapeva se mettere o meno il like, e ora lo mette, capito? Ah, ecco, capito? Adesso vediamo se è davvero così. Al massimo do la colpa a te. Esatto.